What's up ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, siamo tornati finalmente con un setup. È da parecchio che non facevamo un video su un setup e il setup di oggi si chiama Amante Maligno. Stiamo parlando del setup composto appunto dall'Amante del Rischio e dalla Zanna Maligna, arco della forgia di cui non abbiamo mai parlato e di cui adesso andiamo subito a vedere i perk. Intanto, per chi non se lo ricordasse, l'Amante del Rischio è mitraglietta esotica con perk conduttore ad arco, quindi subito danni d'arco, aumenta danni inflitti e la resilienza, e superconduttore che concatena i fulmini. Comunque trovate il video sul canale che vi metto comunque nelle schede. Per quanto riguarda invece la Zanna Maligna, arco cinetico della forgia, devo dire non uno dei migliori archi. Anche se fondamentalmente i migliori hack che esistono secondo me sono secondari, come può essere il Calamità Sottile o anche il Morso d'Alzheimer, che mi piace molto. E i perk essenzialmente di quest'arco sono Mia Istantanea e Furia. Non vado a leggere questi semplicemente perché i perk degli archi sono quelli là, non cambiano chissà quanto. Il telaio magari è un telaio leggero, quindi rende la corda e muoviti rapidamente quando equipaggi quest'arma. Quindi perk Mia Istantanea e Furia. Mia Istantanea è molto comodo per muoverci rapidamente. Furia in realtà su quest'arco non è eccezionale, perché essenzialmente non riesce mai ad arrivare ad un danno superiore a 200, quindi non riesce mai a shottare in testa. Tuttavia ci sta come arco, mi piace fondamentalmente perché ha una grande gittata e una grande maneggevolezza. E niente, quindi direi subito di andare a vedere come si comporta questo set in partita. Tra l'altro il tutto l'ho accompagnato con il Sesto Coyote, dopo vi spiegherò perché preferisco il Sesto Coyote al giuramento. Ok, centro città, buona mappa per questo tipo di set. Allora, premetto subito, prima che andiamo avanti, che questo set è prettamente play for fun, nel senso che non è uno di quei set devastanti con l'arco, come può essere per esempio Calamità Sottile e Depressione Arida. Minchia, una hit. Dicevo, come può essere per esempio Calamità Sottile e Depressione Arida, con cui si possono fare anche delle cose abbastanza carine. Ma è un set divertente da utilizzare. Io lo utilizzo fondamentalmente in quick, non è un set che utilizzerei in competitiva, però che a me diverte parecchio usare. Ok, vi dico subito che l'ho accompagnato con il Sesto Coyote, il set appunto perché fondamentalmente lo stile di gioco dell'arco è uno stile di gioco molto statico. Diciamo che bisogna avere sempre un riparo accanto, quindi bisogna cercare di scappare molto velocemente in caso prendiamo danno, perché non è per niente facile riuscire a recuperare altrimenti il gunfight. Quindi avere più schivate, come avete visto in questa situazione, è abbastanza utile. È anche vero però che l'arco non è un'arma molto facile da usare, anzi io in realtà la uso da parecchio tempo, perché ho iniziato a usarla proprio agli inizi di Destiny. Tanto cioè, ci deve essere quello che ti pusha col depressione aria, che casualmente ha anche la monocchio. Dicevo, l'arco è un'arma che io ho iniziato a usare molto molto all'inizio dei Rinnegati, quindi è un'arma con cui in realtà ho preso la mano. Questo diciamo che non è uno degli archi più facili da usare, ma in realtà è un arco diciamo come gli altri, nel senso che non è un arco che riesce a shottare con due colpi al body, come può essere un Calamità Sottile, che in realtà è l'unico l'arco che riesce a shottare in body ed è anche secondario. Tuttavia, quello che mi piace di questo arco è che si può utilizzare da distanze molto molto lunghe. Il problema è che anche il coniglio già si può utilizzare da distanze molto lunghe. Il mio cacciatore non è uno che eccelle il recupero. L'unica differenza, l'unico difetto, diciamo, è il fatto che questo dove cavolo stava? L'unico difetto, dicevo, è il fatto che comunque, essendo un arco, va usato quasi necessariamente stando vicino ad un muro, una protezione, insomma, un qualcosa che riesca a proteggersi in caso iniziamo a prendere danno. E per questo è anche molto utile la schivata, perché se servisse, perché non ho dato la kill? Se servisse potremmo schivare rapidamente contro, dietro il nostro riparo. Ora, non vi ho fatto vedere ancora l'Amante del Rischio, se non prima contro quel pompa che mi ha sciolto, però. Ovviamente è un set che predige le lunghe distanze, quindi come penso starete anche vedendo, l'utilizzo maggiore è quello dell'arco. Diciamo che l'Amante del Rischio è più una soluzione in caso non riuscissimo, in caso ci trovassimo in situazioni troppo corte, in cui appunto dobbiamo arrangiarci. Ok, vedete l'Amante del Rischio che fa il suo lavoro dalle distanze medio-corte.
Certo, ovviamente contro un cecchino, soprattutto da queste distanze, sono stupido io che challenge, perché un arco non ha minimamente la stessa potenza. Cioè, un cecchino, a parte il fatto che un cecchino spara istantaneamente, non c'è bisogno di caricare, un cecchino può shottare in testa e un cecchino ha lo zoom, quindi da quelle distanze è nettamente più facile da utilizzare. Ecco, una cosa che vi consiglio di non fare mai se giocate con l'arco è pushare o comunque iniziare un fight senza che abbiate un riparo, perché altrimenti siete morti. Dovete considerare che l'arco non è un'arma come le altre, quindi dovete avere il tempo di, dopo aver scaricato ovviamente la prima freccia, ricaricare la freccia e ritendere la corda, quindi e ricominciare. Ora io qua non faccio lo stesso errore di prima, cerco di avvicinarmi un attimino di più. Ecco, quello che fa il tumorello laggiù merita la morte. Qui tanto si è attivato Furia, ma penso che non riuscirò a farvelo vedere perché lì sono tutti dei tumorelli. E qui c'è. Va bene, mi hanno team shottato con un cecchino. Non pensavo che l'avrei mai detto. Purtroppo Furia avete visto che è quello che è. Non è chissà quanto utile, perché essenzialmente è un perk che, come ho già detto, è utile. Questo mi ha sciolto. Come ho già detto, è utile negli archi che hanno un danno più alto, un danno più aumentato. E in realtà l'unico arco che ha un danno abbastanza alto da shottare, se non sbaglio, è il Calamità Sottile. Perché gli unici archi che conosco con Furia sono questo e il Morso d'Arsenico, che sono due archi ad alta cadenza, quindi a basso impatto. Ok. E di conseguenza Furia non è che sia più di tanto utile, a meno che non giochiamo di teamshot. Filata. A meno che non giochiamo di teamshot, e quindi potrebbe essere utile per facilitare i nostri avversari. Ce l'ho ovunque. Ok, ok. Amante del rischio, mi staranno grandi soddisfazioni. Aiuto. E devo dire che è un'arma che mi piace tantissimo, l'amante del rischio. In questo set ci sta veramente bene perché compensa questo cecchino. Io sono stupido e continuo a challengeare quello con il cecchino. Dicevo, in questo set ci sta veramente molto bene perché riesce a compensare l'utilizzo dell'arco, che è molto limitato. E vedete che anche contro armi molto simili, quindi armi che si utilizzano dalle corte distanze, riesce ad avere il meglio. Ovviamente i pompa sono un'eccezione, perché la maggior parte delle volte ci shottano a distanze chilometriche, vabbè. Ok, abbiamo vinto, non penso nemmeno di aver giocato troppo male. 16-1.78, no, pensavo meglio in realtà. Ho fatto poche kill, sì, questo è un set, ragazzi, con cui si fanno poche kill. Magari riuscite a fare un buon ratio, anche se non è questo il caso. Però è un set con cui è difficile che riusciate a fare parecchie kill, nel senso che se fate tante kill è perché non sono le vostre. Considerate che l'arco ha un time to kill molto molto alto, quindi fare parecchie kill in una partita non è molto facile. È invece molto più facile riuscire a mandare un one shot agli avversari, perché con un colpo in testa gli fate veramente molto male, e gli alleati vi finiscono a kill, quindi riuscite ad avere molte kill ma che in realtà non sono le vostre. Adesso andiamo subito a vedere la seconda partita, come ce la caviamo. Speriamo meglio. E ecco, pushami. Ecco, questa anche, ma mannaggia la 70. Questa, dicevo, è un'ottima combo, ovvero freccia in testa e mitraglietta. Ora siamo in 4 contro 5, non chiedetemi per quale motivo. Ecco, diciamo che l'unica difficoltà sta quando ci troviamo, dicevo, in queste situazioni in cui siamo troppo lontani per utilizzare la mitraglietta, ma troppo vicini per utilizzare l'arco. Quindi un consiglio che posso darvi è quello di imparare ad utilizzare l'arco in fire, perché è molto molto comodo. Questo mi ha veramente rotto le palle di fare body. Comunque, quello che volevo dirvi è che l'arco io lo vedo molto come un'arma competitiva, nel senso che è un'arma che è veramente molto buona se usata in team, ma se usata sempre in team, nel senso che se riuscite a rimanere sempre uniti, a stare sempre insieme e a giocare sempre di team, allora l'arco è molto buono, perché vi lascia one shot i nemici e vi lascia one shot i nemici, dicevo, e gli altri li uccidono quasi sicuramente, perché. E a questo proposito, se volete utilizzare l'arco in competitiva, e quindi in questa modalità, vi consiglio di utilizzare l'ammazza draghi. Adesso non c'entra molto con questa cosa, però vabbè. Dicevo, vi consiglio di utilizzare l'ammazza draghi perché, oltre ad essere un arco che fa veramente molto molto danno, quindi finire nemici poi diventa molto facile,
è anche utile per vedere i nemici dietro ai muri e di conseguenza sapere dove stanno. Ok, allora penso che della seconda partita avrete visto qualcosa come un minuto, perché veramente è stato qualcosa di scandaloso. Solo team shot, solo super, non si riusciva a giocare. Eravamo costantemente in 4v6, quindi vabbè, ho lasciato stare. Comunque nella prima partita abbiamo detto parecchie cose, quindi penso che il video sia venuto abbastanza lungo. Questo, ragazzi, era il set. Come vi ho già detto, non un set eccezionale, ma un set prettamente play for fun, perché alla fine l'arco, come vi ho già detto, l'utilizzo dell'arco è buono se usato in team, ma altrimenti è un'arma, sì, alcuni archi sono forti. Diciamo che l'unico arco che fa la differenza è calamità sottile, ma per quanto riguarda gli altri archi è un'arma divertente da usare, che non penso che nessuno dica: ah, un'arma devastante, levatela, pacciatela, perché è troppo forte. Quindi, ecco. Il set, quindi, appunto, mitragliette d'arco per niente meta e totalmente per divertirsi. Buono, non ottimale, ma buono, come avete visto. E io direi, ragazzi, quindi, che se il video vi è piaciuto, se like, commentate, condividetelo. Se tutti quelli che conoscete e che non conoscete, lasciate la bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Sono Gaul, è la tua luce.